Gentili spettatori, un benvenuto alla nuova puntata di Vivi Italia TV, un appuntamento con i protagonisti della politica, dell'economia e della cronaca, da Gianfranco Merlin e dal direttore del Nord-Est quotidiano Stefano Elena. Protagonisti di questa puntata sono Massimo Bitonci e Federico Giudice e Andrea, che adesso li presenteremo. Massimo Bitonci è l'ex sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza, commercialista, che ringraziamo per essere qui presenti, mentre Federico Giudice Andrea è un imprenditore del settore del legno ed è presidente di Assoimprenditori Alto Adige. Grazie a entrambi per essere presenti qui a Vivi Italia. Grazie anche a voi. Bitonci, il Parlamento in maniera abbastanza rocambolesca, stravolgendo quelle che sono le regole costituzionali, ha approvato a tambur battente una legge finanziaria 2021 che per l'impresa contiene, diciamo, pochi provvedimenti per garantirne la ripresa e lo sviluppo. Quali sono le cose più importanti per far riprendere l'economia e per garantire all'impresa italiana la possibilità di camminare in questo periodo di crisi da pandemia di Covid-19? Innanzitutto grazie per l'invito. È stato un anno estremamente difficile, 2020. I dati del 2021, se guardate ieri, e le dichiarazioni anche di stamane di Confcommercio, ma non solo, anche delle altre categorie economiche, sulle chiusure delle partite IVA che ci sono state nell'anno 2020, ma quelle previste anche nel 2021. E con lo sblocco dei licenziamenti che arriverà a breve, e anche qui c'è uno studio dei consulenti di lavoro che prevede quasi 1 milione di posti di lavoro che verranno a mancare, insomma, chi lavora nel campo dell'impresa, chi è commercialista come me, chi ha anche modo di avere una posizione per poter capire cosa sta succedendo, comprende che la situazione è estremamente grave. Anche le previsioni sul prodotto interno lordo per il 2020 e quelle sul 2021 saranno sicuramente al ribasso rispetto a quello che è stato previsto nel DEF prima, nel DAF, NADEF da parte di questo governo. Ci sono state tutta una serie di provvedimenti, dagli ultimi decreti ristori, insomma, decreto ristori 1, 2, 3, 4, adesso ne arriverà probabilmente un quinto. Proprio questa sera voteremo un ulteriore scostamento di bilancio di ulteriori 30 miliardi. Fino adesso sono stati impiegati 120 miliardi, tutti quanti a debito. Nei vari provvedimenti ci sono ovviamente i provvedimenti legati a contributi a fondo perduto, ci sono crediti d'imposta, ci sono bonus, ci sono anche degli interventi legati alla liquidità delle imprese, però devo dire, per sintetizzare, che al di là della cifra che è stata impiegata, quello che è arrivato alle partite IVA, alle nostre imprese, 5 milioni e mezzo, 5 milioni e 6 di partite IVA a livello nazionale, è stato veramente poco. Anche il decreto liquidità, se vi ricordate la famosa potenza di fuoco, insomma, del Premier Conte, annunciati 400 miliardi, alla fine uno studio, insomma, di ieri, 130 miliardi sono le somme che sono arrivate direttamente e che sono sempre a debito, perché chi è imprenditore sa benissimo che anche nel decreto liquidità le somme non erano contributi diretti, ma sono somme che vanno a debito e che quindi le aziende, le nostre partite IVA dovranno E rimborsare. in questo E i periodo qua, soldi sono stati Bitonci, mangia. scusi un attimo, e questi debiti qua che fatti dal decreto liquidità adesso stanno rivelandosi un boomerang perché quelle nuove norme del credito europeo vanno a penalizzare i ratios di affidabilità delle singole imprese e anche delle banche che l'hanno Tutto si concesse. intreccia con la nuova normativa EBA, che è entrata in vigore il 1 gennaio quest'anno, sulle scoperture di conto e sugli NPL, ecco, che metterà in difficoltà, anche se c'è stata una nota da parte sia dell'ABI che anche da parte della Banca d'Italia, tra l'altro non in linea una con l'altra, però so che le banche stanno andando un po' in ordine sparso, cioè alcune banche sono pronte a valutare gli sconfinamenti, mentre altre, insomma, sono pronte a colpire i conti correnti anche di semplici cittadini,
che dovessero andare in rosso, ecco, quindi con delle norme estremamente stringenti, come se ne avessimo bisogno proprio in un momento storico come questo. Allora, cos'è che secondo me qual è l'errore fondamentale di quest'anno? E non lo dico tanto perché io sono l'opposizione, ma lo dico anche da dottore commercialista, cioè la politica dei bonus e dei crediti d'imposta. Io l'ho sempre ritenuta una politica completamente sbagliata. Intanto perché i crediti d'imposta si scontano nella dichiarazione dell'anno successivo e quindi il beneficio non è subitaneo. Se pensiamo al credito d'imposta sugli affitti, cioè cosa interessa a un commerciante che deve pagare l'affitto avere il credito d'imposta? Sarebbe stato più opportuno una proposta che avevo fatto io e che era una norma 2 anni fa approvata nella legge di bilancio, poi stralciata dall'attuale dal governo, la cedolare secca sugli affitti commerciali, con quindi una riduzione importante dell'affitto per un tot di anni, poteva essere una soluzione, cioè io riduco la tassazione per il proprietario e il proprietario ribalta una parte di questa riduzione della tassazione sull'affittuario, ma un po' tutto così, bonus a pioggia, le partite IVA è arrivato 600 più 600 più 1000, alcuni è arrivato niente, i codici Ateco anche qui sono stati dimenticati completamente alcuni codici Ateco, ma dopo tutto hai il problema di una gestione così emergenziale dove c'è il DPCM. Che indica e poi chiude le attività in maniera generica, e poi c'è il decreto legge che invece inserisce dei codici Ateco. E qui capite che le due cose non vanno di pari passo, cioè parlano due lingue diverse, nel senso che il DPCM è generico e quindi chiude una serie di attività, mentre poi i ristori sono specifici con dei codici. Invece sarebbe stato opportuno dire: tutti quelli che vengono chiusi dal DPCM e dalla zona rossa, arancione, gialla, quella che è, hanno la possibilità quindi di domandare dei ristori in base magari alla percentuale del fatturato, magari non tenendo conto proprio di un periodo limitato, ma adesso si può tenere conto dell'intero anno 2020. Questa è la realtà, perché molte attività magari hanno aperto magari a metà dell'anno e non hanno avuto la possibilità di ottenere i ristori pur avendo delle gravissime perdite. Cioè, c'è tutto un problema di gestione anche di concezione diversa, perché quando si impiegano maggior parte delle risorse per, adesso non voglio fare demagogia, ma 400 quasi mezzo miliardo per i banchi a rotelle e per altri provvedimenti che non hanno avuto un riscontro, se penso anche al cashback. Sono più di 4 miliardi di cashback e che ha aiutato le banche, non ha aiutato certamente gli esercenti. Infatti, come dicevo prima, la diminuzione dei consumi nel mese di dicembre è un campanello d'allarme importante perché ci sono state diminuzioni che vanno dalla media che è l'11%. Ovviamente su tutte le partite IVA, però arriviamo al quasi 60% delle attività di ristorazione e l'80% di altre attività, fino al 40% delle attività di abbigliamento. Quindi vuol dire che c'è una fortissima contrazione dei consumi che va affrontata con altre politiche, certe come quella attuale. Dottor Massimo Bitonci, senta, abbiamo capito, guarda, dopo le farò un'altra domanda sulla competenza delle persone che ci sono a governo in questo momento. Se sanno che cos'è un'azienda, se qualcuno di loro ha mai avuto un'azienda, se sa cosa vuol dire avere a che fare con le banche, con i debiti, con Equitalia, io penso che io vorrei sapere quante persone hanno esperienza di azienda per poter sindacare, per Poi, poter condannare delle aziende. allora, io faccio il commercialista ormai da moltissimi anni, ho uno studio con dipendenti, quindi so cosa vuol dire, ecco, ho 15 fra dipendenti e collaboratori, quindi è uno studio, insomma, che lavora con le aziende. E posso dire che uno dei temi più delicati, secondo me, è proprio il contenzioso, cioè nel senso, cioè il magazzino fiscale, io vi do dei dati che sono certi, non uso a dire cose che non sono vere. Il magazzino fiscale è arrivato a superare i 1.000 miliardi, ripeto, 1.000 miliardi.
Ma nel magazzino fiscale c'è di tutto, atti di accertamento, compliance, c'è un po' di tutto. Debiti nei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, ecco, c'è un po' di tutto. Però noi sappiamo benissimo che una parte consistente di questo magazzino fiscale, è un magazzino che, non può essere, ovviamente riscosso. Allora, perché non fare una importante pace fiscale? E non è demagogica, nel senso che la pace fiscale che abbiamo fatto nel 2018, che ho seguito io in prima persona al sottosegretario, è stata una pace fiscale che ha dato degli scontri positivi, cioè rottamazione ter, saldo stralcio, chiusura liti pendenti, cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 euro ante 2010, insomma, ha rottamato 40 miliardi, cioè parliamo di somme importanti. Quindi il governo, una delle prime cose che deve fare è rieditare la pace fiscale del 2018, chiamala ter, chiamala quater, perché il contenzioso fiscale e tributario sarà pesantissimo nel 2021-2022. Ma penso che, adesso vi racconto un'indiscrezione, nel senso, quando c'era l'audizione del direttore dell'agenzia Ruffini a microfono aperto, non si è accorto che il microfono aperto e stava parlando con Gualtieri. Gli stava dicendo: ma voi non vi rendete conto di cosa vuol dire il contenzioso, cioè non vi rendete conto che cosa arriverà, perché sono 50 milioni le cartelle che sono attualmente ferme e che saranno inviate ai contribuenti. Sia chiaro il discorso, chiaro e limpido: 50 milioni di cartelle. Loro sanno benissimo che è uno tsunami e dovranno fare quello che gli chiediamo noi, cioè quello che continuiamo a ripetere all'inizio dell'anno, Bene, cioè una bene. rottamazione e una pace fiscale vera. Bene. Prima di dare la parola a giudice Andrea per avere il parere dell'impresa, una breve pausa alla regia. Presidente giudice Andrea, questo Bitonci ha fatto una rappresentazione della situazione dal punto di vista professionale, anche come commercialista, oltre che come politico. Dal punto di vista delle imprese, come vedete questa situazione? La situazione è certamente difficile, no? Io so, avendo letto, diciamo, i rapporti del Centro Studi di Confindustria, che in realtà diciamo, le risorse messe in campo dall'Italia per affrontare questa crisi sono effettivamente anche in linea, addirittura superiori a quelle della media europea. Il problema, come è stato forse anche detto, è che il problema è che la burocrazia, i nostri problemi, che sono problemi atavici, non sono problemi di adesso, sono problemi che ormai ci creano. Si parla sempre delle difficoltà del sistema paese, no? Noi, che sono quelli che esportiamo, che siamo in competizione con le aziende degli altri paesi, è come correre 100 metri con una palla al piede, ma questo lo facciamo ormai da decenni. In questa situazione la cosa si è addirittura aggravata perché avete visto anche voi, per esempio, il contributo più importante che era stato annunciato, che era la cassa integrazione, diciamo, allargata. Voi sapete che l'INPS, proprio per incapacità di smaltire le cartelle, ha avuto dei ritardi mostruosi, ma questo per noi imprenditori è una cosa incomprensibile. Noi non riusciamo a capire come mai un istituto dello Stato con tanto di ingegneri, di informatici, non riesca a capire che se fanno un click day, ma questo non è successo solo adesso, è successo anche in passato, bisogna dirlo, no? Facendo un click day è chiaro che arriveranno tantissime, le linee internet dovranno essere dimensionate appropriatamente e noi non capiamo come mai non ci siano delle persone che siano in grado in questi istituti a gestire queste cose, perché i ritardi della cassa integrazione sono stati veramente scandalosi. Voi come imprese avete dovuto fare improvvisarvi da banche per poter finanziare i vostri dipendenti le Noi, somme delle casse integrazione. per la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri dipendenti, delle famiglie dei nostri dipendenti, abbiamo fatto da banca, ma questo era, ma le risorse, cioè in questo caso le risorse c'erano, non è che era una questione di risorse, è una questione di far funzionare la macchina dello Stato. Ma questo è un problema, guardi, che mi rendo conto che adesso questa crisi ha evidenziato alcune debolezze, ma se vi ricordate i famosi click day anche in passato,
E qua noi come Confindustria lo diciamo molto, da anni ormai, non dipende dal colore del governo, sono delle inefficienze del nostro paese che ci portiamo avanti, ci portiamo dietro da ormai tantissimi anni e che andrebbero una volta per tutte affrontate mettendo al posto in questi istituti persone capaci. Certo, ma il problema poi è anche che in tutti i vari decreti di ristori, primo, secondo, terzo, quarto, adesso quinques, ma anche nella stessa legge finanziaria 2021, tutti i provvedimenti sono collegati a decreti attuativi che in buona parte devono ancora essere emanati ancora da marzo scorso, per cui tante risorse Burocrazia. non riescono a essere messe a terra perché mancano l'applicazione. La stessa, se adesso non ricordo male, Bitonci qua potrà correggermi. Nella stessa legge finanziaria 2021 ci sono dentro 181 decreti attuativi, tra cui anche la cosa più clamorosa, quella che hanno fatto il bonus per il telefono per le famiglie, diciamo così, povere. Tutti si sono recati a vedere se potevano prendere il telefono gratuitamente, dicendo questo qua, se va bene, arriverà a essere operativo a marzo inoltrato. Gli stessi contributi per la rottamazione dell'auto, l'acquisto, è partito ieri, se non ricordo male, con 20 giorni di ritardo rispetto all'entrata in vigore della stessa Sì, legge. ma questi mali sono mali che ci portiamo dietro da tanti anni, è l'inefficienza della macchina dello Stato che è il grosso problema, è la burocrazia che è il male più grave del nostro paese, che è veramente ormai è un peso incredibile che noi aziende, io non mi ricordo più le cifre, ma il costo per ogni azienda della burocrazia è ormai insostenibile e questa è la grande Sono differenza. cinque. La Lo grande studio differenza che noi abbiamo con i nostri ci ha competitor rimesso. stranieri. Bitonci, quanti sono questi costi delle imprese, della burocrazia? No, allora ve lo dico io, perché lo studio della CGIA di Mestre dello scorso Esatto. anno ha calcolato in 5 miliardi il costo della burocrazia, che insomma è una parte consistente di una manovra finanziaria. Quindi il costo che ricade sulle imprese grazie alla complessità degli adempimenti della burocrazia è 5 miliardi all'anno, quindi pensate cosa si potrebbe fare se si semplificasse. Ma poi anche l'ottica, per esempio, se parliamo del regime forfettario, che è una cosa che ho portato avanti Il io e che ha famoso avuto un 15 ottimo successo. 15% di tassazione sulle partite IVA, fino Il a se... famoso flat tax, la prima flat tax per le microimprese, insomma, hanno aderito 1,5 milioni, perché non c'era la contabilità, perché non c'era l'IVA, si emetteva solamente la fattura, si fa solo la dichiarazione dei redditi. Per carità, non avranno lavorato i miei colleghi commercialisti, avranno fatto solo la dichiarazione dei redditi, però la semplificazione è assoluta. Io credo molto in questo sistema, ho scritto anche un libro, ne sto scrivendo anche un altro su questo tema, sul sistema della flat taxation. Ve lo mostro perché ce l'ho, non per fare pubblicità, però è questo, flat taxation. Nel senso, i regimi legati a sistemi di tassazione proporzionale, le cedolari secche, la cedolare secca sugli affitti commerciali, la flat tax per le piccole imprese, cioè tutta una serie di tassazioni che semplificano, intanto ovviamente riducono e semplificano, e servono anche per l'emersione, cioè fanno emergere, perché la tassazione della regime forfettario del 15%, uno degli effetti positivi è stato che l'adesione è stata maggiore del numero di aperture normali delle partite IVA. Vuol dire che chi era nel sommerso ha preferito aprirsi la partita IVA e pagare il 15%, che moltiplicato poi per i coefficienti di redditività è anche molto meno, è 11% per gli agenti, è l'8% per gli artigiani. Cioè, per le microimprese è stata una boccata d'ossigeno. Io continuerei a insistere. E come mai se era così efficace il governo Conte 2 ha provveduto a cancellarla? Loro hanno un'altra idea di riforma fiscale che io non condivido, che è quella che è stata annunciata da Ruffini, ma anche dal vice ministro Castelli, che è quella di passare a una contabilità per cassa, una specie di, loro la chiamano cash flow tax. In realtà non c'entra niente con la cash flow tax, che è un'altra cosa, cioè la tassazione mensile per cassa. Io gli ho spiegato anche nell'audizione che ho avuto con Ruffini, ma anche quando sono andato ai convegni dei commercialisti, anche quando è stata l'assemblea che ho fatto l'intervento, che questi sistemi, la cash flow tax, è un sistema per aumentare gli adempimenti, perché porta le imprese e i commercialisti a fare una contabilità, un bilancio mensile.
Cioè, non è questa la strada è la semplificazione. E se la riforma dell'IRPEF deve essere ma modificare leggermente le aliquote, non ci siamo. Cioè, non è Certo. questa la riforma dell'IRPEF che deve essere fatta. Certo. Su cui stiamo facendo una serie di lezioni. Certo. Giudice Andrea, torniamo a lei. Come imprenditore e come categoria di Confindustria, cos'è che chiedete al governo? Perché una cosa di cui vi siete lamentati è che c'è stata poca concertazione e questa poca concertazione viene ripetuta anche all'interno del piano New Generation UE, che è quello dei famosi 209 miliardi che tutti adesso attendono come una specie di manna. Certo, tutto noi chiediamo di poter, diciamo, interloquire, no? Noi, devo dire, questo non è una cosa di questo governo, ma anche quello precedente, no? C'è questa idea che i corpi intermedi devono essere saltati, questa idea di rivolgersi direttamente alla popolazione, no? Il contatto diretto col popolo. E quindi, diciamo, in generale, l'idea di corpi intermedi come Confindustria, come altre associazioni, sono state viste anche da questo governo, diciamo, non è che molto migliorato. C'è da anni ormai non c'è più dialogo, facciamo fatica a parlare con chi governa, e questo è legato un pochino al cambiamento del clima politico, no? C'è questo contatto, cioè anche certamente i media, questo il politico che ha il contatto diretto col popolo e quindi salta, e quindi non c'è più intermediazione. Questo è per noi un grave problema. Perché in realtà, diciamo, lo sappiamo meglio di noi, cioè, non è che i singoli sanno poi come risolvere i problemi, ci vuole studio, i problemi sono complessi e quindi questi corpi intermedi devono essere ascoltati. Ultimamente devo dire, ormai sia questo che anche il governo precedente, con noi proprio, non ha proprio parlato, no? Allora Certo. parla molto poco e Un'altra cosa, quindi. mi scusi, giudice Andrea, volevo chiedere, lei so che è esperto, cioè conosce la realtà tedesca, germanica, delle aziende. Sì. Lì mi sembra, e ho anch'io testimonianza diretta, che sono stati, diciamo, ripagati per tutte le chiusure che hanno fatto, ma pagati non mancette, Ci sono stati indennizzi sono seri. stati indennizzi veri, perciò lì, diciamo, questa piccola rivolta sociale che io comincio a intravedere tra gli imprenditori che cominciano a essere stanchi e cominciano probabilmente a protestare anche vivamente. Lì in Germania, chiaramente, se tu mi imponi di chiudere e poi mi risarcisci veramente per quello che ho perso, a me sta bene, sto a casa e aspetto la fine della pandemia. Ma qua in Italia non avviene questo. Qua ti impongono di chiudere e ti danno una mancetta, perciò ci rimetti, addirittura la tua azienda può andare in Secondo fallimento. la CGA di sabato scorso, i ristori hanno aumentato a Siena il 7% medio, con la punta del 10% per il settore più colpito, che era i ristoratori. Ecco, lei sa la realtà tedesca, ci può dire qualcosa a riguardo? Certamente, ma questo non soltanto in Germania, a Svizzera, diciamo che lì, l'ho detto prima, l'ha confermato anche Confindustria, le risorse messe in campo sono molto simili. Non è che la Germania ha messo più soldi dell'Italia. Adesso giù il 4-5% del PIL è stato, diciamo, nella prima ondata. Il problema è che in Germania sono arrivati i soldi. Sono arrivati poi direttamente senza neanche fare la Da domanda. noi, in Germania sono arrivati, qui non sono arrivati, chissà dove sono finiti, saranno nei rivoli della burocrazia. Per esempio, uno strumento che noi abbiamo, che abbiamo in Germania, è molto meno sviluppato come la cassa integrazione, da noi in realtà è stato un disastro, no? Quindi, sa, il problema è che non è utile fare annunci che mettiamo tutti questi miliardi per aiutarci, i soldi devono arrivare, no? Poi è chiaro che la situazione è difficile, ma io l'ho detto prima, secondo me il problema è proprio legato a queste inefficienze in generale, alla poca comprensione della politica, dei problemi delle aziende, che è una cosa, diciamo che questa è un po' atavica, e in secondo piano certamente c'è l'inefficienza della macchina dello Stato. Questi sono i due mali che attanagliano le imprese italiane, le quali continuano. Loro, cioè, malgrado tutti questi sforzi, continuano comunque a performare, diciamo, sull'export. Le aziende italiane
comunque combattono e si impongono anche sui mercati, ma è come dicevo prima, come correre 100 metri con una palla al piede. Dobbiamo correre più veloce degli altri, lavoriamo più degli altri. Se lei gira anche la sera sulle autostrade italiane e vede le fabbriche, no, ancora con le luci accese, noi lavoriamo più della media europea. Ma perché? Dobbiamo lavorare di più, perché dobbiamo sforzarci di più per compensare tutte queste inefficienze, il sistema paese che ci penalizza fortemente. Linea alla regia per un'altra pausa. Bitonci, uno dei motivi del calo dei consumi registrato da tutti gli istituti a dicembre può essere dovuto al fatto che chi ha avuto la cassa integrazione Covid non ha ricevuto la tredicesima perché hanno sbagliato i conti a livello nazionale? Ma i temi sono ovviamente tanti, probabilmente questo, anche il fatto, si diceva prima, cioè quando tu, ed è un problema tipicamente italiano, cioè la complessità delle norme che hanno sempre bisogno poi di decreti attuativi. Cioè tutto qua, ha bisogno di decreti attuativi. Poi i decreti attuativi passano attraverso i ministeri e quindi quando tu fai una legge di bilancio dopo, ci colleghi 200 decreti attuativi, è logico che, insomma, finché non hai il decreto, le cose poi non vanno avanti. Ma questo è estremamente chiaro. Per quello io, sono sempre stato dell'idea e promotore anche di varie iniziative, anche proposte di legge, per una semplificazione anche normativa, cioè quando io continuo a dire ci vogliono dei testi unici, bisogna unificare le norme, bisogna cancellare mille rimandi, mille norme, le leggi devono essere subito, quando vanno in gazzetta ufficiale, non devono aver bisogno di decreti attuativi, perché all'interno della norma deve esserci già la specificazione e come poi, cioè, oppure l'utilizzo deve essere effettuato solo attraverso magari dei semplici regolamenti oppure anche dei chiarimenti come fa l'Agenzia delle Entrate o attraverso delle FAQ, cioè delle risposte nei siti, cioè delle cose molto più snelle e semplici. Invece tutto quanto, purtroppo sappiamo che c'è un problema atavico, io non voglio fare mai, non faccio mai generalista, chi mi conosce sa che io parlo di dati, parlo di numeri, parlo di cose concrete, però c'è un problema atavico, cioè la burocrazia si mantiene con la burocrazia. Cioè, non puoi chiedere a chi è burocrate, a chi vive di questo, di Esatto. semplificare e quindi di mettere in discussione il suo posto di lavoro. Quindi quando noi parliamo, e cambio totalmente argomento, quando parliamo di autonomia, no? E non lo dico da leghista, ma lo dico da cittadino del Veneto e del Nord-Est. Cioè noi vogliamo portare avanti delle riforme in modo che il controllo sia più vicino al territorio, cioè che poi chi eroga anche i contributi, come in questo caso, no? Sono state attaccate molto le regioni durante il periodo del Covid. Però rendiamoci conto che se probabilmente fossero state finanziate direttamente le regioni e le regioni avessero fatto loro l'erogazione diretta alle imprese, sono sicuro che i soldi sarebbero arrivati nei conti correnti. Lo dico chiaramente. Parlo delle nostre regioni, perché dopo c'è ovviamente regioni che corrono meno, però della serie non si può neanche penalizzare le regioni che hanno una marcia in più, perché ci sono regioni che hanno una marcia in meno. Io continuo a dire. Anche i soldi che arriveranno dall'Europa, se una regione non la utilizza, che ritorni il calderone e venga erogata alle regioni che utilizzano. È Cioè, è quello che sempre accade così. con i fondi Quando abbiamo europei, fatto così, fondi FSE o fondi POR da questo punto di vista qua, vi no? faccio un esempio: quando abbiamo fatto la norma in legge di bilancio, che io sono sottosegretario e ho partecipato attivamente alla stesura di questo, la norma sui contributi ai comuni, abbiamo dato i contributi a fondo perduto ai comuni per le piccole opere. Piste ciclabili, manutenzione delle scuole, impianti sportivi e così. Nella norma era scritto che se non venivano impiegati i fondi entro un determinato termine e non iniziavano i lavori,
entro un determinato termine, i fondi venivano erogati ad altri comuni. Ma sapete che il 95% dei fondi sono stati erogati? Perché ovviamente il Erano sindaco o obbligati a, l'assessore snellire la situazione. obbligati. E questa è una misura keynesiana, se vogliamo tornare a parlare di macroeconomia. Nella sua semplicità, la riforma della burocrazia sarebbe quella che farebbe la quadratura del cerchio, libererebbe risorse, alleggerirebbe l'impresa e soprattutto farebbe pagare anche meno tasse da questo punto di vista, Ma sia sì, ma ai cittadini anche le che erogazioni agli enti locali. a... Certo. Se togliamo qualche cattivo esempio, in realtà i nostri comuni hanno poco personale perché ovviamente hanno tagliato di tutto pur di stare in piedi. Sono efficienti anche, nel senso che abbiamo sindaci anche nei piccoli comuni che fra un po' vanno anche a raccogliere la spazzatura per le case, con grandi responsabilità. Lo dico senza battute perché noi abbiamo un sindaco che è parlamentare. Quando era sindaco, siccome non avevano fondi, faceva il giro lui per le abitazioni col furgoncino a raccogliere la differenziata, cioè per dire cosa fanno i nostri sindaci. Io conosco i sindaci che sono nello sportello per cercare di dare una mano, ecco, quindi diamo le risorse agli enti locali. Poi, perché chi si comporta male o chi non utilizza i fondi, ritornano velocemente dentro e gliene diamo ancora di più a quelli che li utilizzano. Così Certo. si fa, cioè sono un incentivo fortissimo a utilizzare i fondi. Invece i fondi europei rimangono là, non vengono utilizzati, dopo ritornano nel calderone e l'Europa ci dice come mai non abbiamo utilizzato i fondi. Però guardate che le percentuali non sono le stesse nelle varie regioni, ci sono percentuali estremamente differenti dal Trentino Alto Adige al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, alla Lombardia, per dopo passare insomma ad altre regioni e altre. Sono completamente diverse, vuol dire che c'è chi lavora bene e chi purtroppo lavora male. Cioè, Dottor Bitonci, questa facciamo l'ultima domanda. Senta, io sono interessato a una cosa. Lei è un commercialista, lei conosce le aziende, i problemi delle aziende. A noi qua, diciamo in periferia, gli imprenditori dicono: ma cosa stanno facendo? Cioè, nel Parlamento sembra che ci sia gente che non sappia nemmeno che cos'è un'azienda, perché in questo momento le aziende chiedono di poter lavorare. Perché questo è un dramma che poi fra qualche mese lo vedremo, ci saranno tante aziende che falliranno, tante aziende che chiuderanno. Quando muore un'azienda è una tragedia per tutta la società. Possibile che in Parlamento non capiscano questo problema? Che a volte basterebbe, ad esempio per i ristoratori, basterebbe allungare, dare un permesso dalle 18 alle 22, dare il permesso di poter lavorare. Loro in questa maniera qua sopravvivono. Possibile che non... Perché il Parlamento non capisce queste esigenze? Ma io e noi, diciamo, abbiamo avuto sempre una linea contraria a queste limitazioni. Nel senso, l'ho detto nel mio intervento sulla fiducia lunedì alla Camera e sono intervenuto su indicazione ovviamente del capogruppo sui temi di carattere economico. Cioè, se tu obblighi gli imprenditori con DPCM a chiudere l'attività, o tu obblighi gli imprenditori, come è stato all'inizio della pandemia, a investire dei soldi per mettersi a norma, va bene, e quindi per il distanziamento sociale, per le mascherine, per i gel, ecco, per tutto quello che è stato chiesto, tu non puoi chiuderli. Cioè, tu non puoi lasciare aperti gli ipermercati, va bene, e eliminare la ristorazione dopo le ore 18. Cioè, è una cosa assurda, non ha nessun senso, non ha senso chiudere le piscine. Io faccio degli esempi che qualcuno potrebbe Anche le sorridere. palestre, ad Non ha esempio. senso chiudere le palestre. Cioè, la palestra sono 100 metri quadri, tu fai una norma generica senza ulteriori decreti attuativi, ecco, senza codice Ateco, e dove dice tutte le attività sportive che si svolgono al chiuso devono essere svolte e i soggetti che possono entrare così, uno ogni 10 metri quadri. Uno ogni 20 metri quadri. È una palestra di 100 metri Ma quadri. dottor Bitonci, Possono mi stare 100. risponda, ma perché queste norme semplici non vengono applicate? C'è una Ma non cattiveria, c'è niente da cioè, o non lo fare. capiscono o c'è Cioè, una cattiveria contro le aziende. ma è una battaglia continua perché questi non capiscono che una norma può essere scritta in due righe. Va bene? In due righe. Cioè, ma non c'è niente da fare. Anche quando abbiamo fatto il regime forfettario. Sì, ma no, Che io ho mi avuto permetta, se non voglio dire, questa mi rendo idea. conto che
Però queste cose ci sono ormai da 20 anni nel nostro paese, cioè sono, non è che tutti i governi, di tutti i colori che sono stati al potere, Però hanno in realtà creato, nessuno è riuscito a risolvere questo io poi, problema. allora, Quindi io io credo che sia fatto molto profondo e sottosegretario non è un colore all'economia. politico o un altro, onestamente. Ma ovviamente non voglio entrare in polemica. Io ho fatto il sottosegretario dell'economia. Allora, ho stato sottosegretario dell'economia un anno. In un anno ho fatto il regime forfettario, va bene, a 65.000 euro, 1,5 milioni di partita IVA. La cedolare secca sugli affitti commerciali, un grande successo. La pace fiscale, 40 miliardi di cartelle tra rottamate, eccetera, eccetera. I provvedimenti sulle liti pendenti, processo tributario, quindi la chiusura del contenzioso in Cassazione e così, ridotti del 50%. Cioè, nella serie lasciateci lavorare. Sì, Dopo, vabbè, è caduto lo so, il governo, però è così, vede, ma nell'ambito mi dove permette, questi lavorate? provvedimenti Cioè, però sono un sinceramente. pochino, cioè, è il solito modo nostro di risolvere problemi facendo condoni e regalando, poi, cioè noi dobbiamo fare come fanno gli altri paesi, come fa, prima si nominava la Germania, no? Dove c'è una tassazione proporzionale, come giustamente anche la nostra Costituzione richiede, fatta in maniera semplice, non c'è bisogno di fare le cose complicate, anche se si fanno in maniera proporzionale. L'importante è le tasse e pagarle. E Sì, questo è il ma no costo al delle nostre imprese. 53% come in Italia, però, Ma se la è chiaro tassazione è che giusta. le paghiamo in pochi e quindi per forza lo Stato va in affanno e deve cercare. Ma il problema è molto più profondo. Cioè, onestamente, mi sembra che sia semplicistico ridurre il tutto a dare la. Cioè, io credo che sia un problema legato alla struttura del nostro paese, alla mentalità anche che c'è nel nostro L'ho paese, detto che va prima. finalmente cambiata. La politica è l'espressione del resto di quello che noi siamo, e quindi io credo che ci sia proprio bisogno io spero che questa pandemia, che questa emergenza faccia finalmente capire che dobbiamo cambiare passo, che dobbiamo cambiare modo, dobbiamo diventare più europei in questo Sì, ma senso. no, non voglio entrare in polemica, però questo grande cambiamento che è stato lanciato e anche in Veneto e in Trentino, molta gente ha votato il Movimento 5 Stelle come la novità e il cambiamento. Adesso si sono resi No, conto che no, non si sono d'accordo manda con dei lei su questo, che dilettanti non è stato un allo cambiamento. sbaraglio. Allora vede che Sì, è meglio tornare a ma chi. anche. Io sono 25 anni, ho fatto il sindaco a Cittadella, il sindaco a Padova, ho fatto il parlamentare, ho sempre lavorato, ho sempre fatto il commercialista. Penso di essere un esperto in materia economica e finanziaria. Cioè, nel senso, non dico io come esempio, però bisogna mandare gente che sa quello che dice. Se noi mandiamo, allora, Bitonci, il mandiamo criterio 10 dell'uno anni, del noi che criterio, il criterio sono? dell'uno vale uno e non vale Siamo molto, noi che insomma. eleggiamo i parlamentari, Cioè, lo vede che il problema è un problema più di fondo. se noi mandiamo, noi diciamo noi Noi italiani, mandiamo popolo, sì. dopo delle persone che sull'onda del grillismo li mandiamo in Parlamento e questi non sanno neanche, non sanno, cioè propongono banchi a rotelle, bonus che non c'entrano niente, Sì, ma capisce, io li vedo qua. ma il Io li vedo disagio che qua, io c'è vorrei nel che nostro venisse qua paese è e ha radici profonde. mi vede, ci parla insieme un po' e capisce di che stupidaggine è stata fatta Certo, seguendo l'onda ma del grillismo. Ecco, questa è la certo, realtà. però E lo paghiamo tutti. esatto, ma se la politica non avesse fallito in passato, non ci sarebbe stato il grillismo. Io capisco la popolazione che a un certo punto non sa più che pesce pigliare, non sa più chi votare, perché sono stati tantissimi avvicendamenti di diversi colori politici nel nostro paese, ma in realtà nessuno poi ha Beh, risolto questo. Sempre state fatte guardi, negli tante ultimi anni promesse e poi alla fine, nei ma fatti, si è cambiato sempre poco. abbiamo governato un anno negli ultimi 12, un Beh, insomma, anno, diciamo che cioè non è che tu adesso potesse. è facile dire, da Monti in poi, io c'ero nel 2008, va bene, quando è caduto il governo Berlusconi. Allora, da Monti in poi ha governato sempre la sinistra, a parte l'anno noi con i giallo-verdi, e poi sinceramente a un certo punto è impossibile lavorare con questi. C'è stato Ma si anche stanno il accorgendo governo anche. Berlusconi, ci sono stati tanti governi anche di colore diverso. E io le dico, guarda, Vabbè, ma onestamente, in 11 questi anni ultimi fa, anni, in 11 anni fa. queste ultime due legislature, quella adesso giallo-verde e giallo-rossa,
Noi l'atteggiamento nel confronto dell'industria, devo dire che cioè noi, anche quando siamo stati ricevuti dal ministro dell'economia, ultimamente, siamo stati invitati in 40 persone, non potevamo neanche parlare come Confindustria. Cioè, guardi, Ma lo so l'atteggiamento nei bene. confronti delle categorie, dei corpi intermedi è un problema che non è soltanto nato dai grillini, no? Cioè, anche Salvini quando ci ha raccolto in 40 e non ha voluto parlare con noi. Cioè, Beh, quindi certo. vede che è una No, cosa c'ero anch'io, per cui che è un po' c'ero anch'io. trasversale. È un po' trasversale, però guardi, adesso non voglio perché un anno non è un arco di tempo. Ma Certo, per andiamo a vedere carità. cosa ha fatto fare in quell'anno e cosa ha fatto negli 11 anni precedenti. Cioè, nel senso, è come dire a un sindaco, dopo un anno che cosa hai fatto? Ho fatto quello che ho potuto in un anno, ecco, e magari gli altri dopo porteranno avanti le mie opere. Cioè, è logico che negli ultimi 11 anni, adesso diciamoci francamente, non c'è stato un governo di centrodestra, non c'è stato. Adesso ci sarà, questo Berlusconi decideranno cos'è? Di ovviamente gli elettori. centro-sinistra? Eh? Però, Berlusconi ha ma negli governato ultimi per 5 anni di 11 anni, seguito, anzi, è l'unico presidente del Consiglio che ha governato per 2008, un'intera legislatura. 2008, no, 2000, nel 2008, nel 2008 è durato fino al 2000 e 2011. È stato quasi tutti e 5 anni. 2010, ma no, c'è stato il governo Monti dopo Ma il 2 anni, governo Monti cioè, alla questa fine, è la quando ormai realtà. la situazione era Alla finita, fine era a metà, forse si ricorda lo spread dove era arrivato. Vabbè, comunque Bene, cerchiamo di sì, concludere un attimino. per Io colpa del governo, direi ma di io non voglio, trovare io non sono qui io per non sono qui per di una. parlare, cioè io non, noi non abbiamo colore, diciamo Ah, no, solamente beh, ho capito benissimo. Però che dire che è in colpa di realtà un noi, la governo nostra impressione è che ci sia proprio la classe sulla politica crisi dei nella sua subprime, generalità sulla ha crisi, poca no, sulla sensibilità crisi verso le aziende. subprime, Abbiamo allora parlato scusate, 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 due chiudiamo, dobbiamo anche chiudere perché siamo la arrivati crisi sui finali. economica 2006-2007. Bitonci, diciamo, cerchiamo di concludere un attimino questa conclusione, dare un senso. Vediamo gli elementi del comune denominatore del nostro discorso. La prima di tutto, io direi l'incompetenza politica. Questa, L'uno vale uno non è stato. fin qua ci siamo, penso che siamo tutti Quello esiamo d'accordo. La assolutamente. burocrazia, Cioè, anche l'uno vale questo, siamo tutti zero. d'accordo, però bisogna trovare delle soluzioni, cioè al di là di Ma questo, di tutti i nostri mettiamoci discorsi. anche i corpi intermedi, però, la volontà E di non ecco, e parlare sentire direttamente anche, sì. attraverso. Questo è un po' importante, secondo me, ed è il problema ultimamente che sta nascendo. Con noi non parla più nessuno. E da questo punto di vista qua, a maggior ragione, quando ci sarà da gestire questi 209 miliardi, poter sentire quelle che sono le reali esigenze, perché da quel che si è visto in giro, anche solo le 24 ore, ieri è fatto uno speciale su quello che sono i contenuti della seconda bozza del piano della New Generation EU, c'è dentro di tutto di più. Anche lì forse varrebbe la pena concentrare queste Parlate risorse. con Confindustria, cioè, Sì, per carità, poi sì, non siamo gli sì. unici, No, ma però su questo siamo Confindustria d'accordo, siamo rappresenta d'accordo, non è che. una buona parte del PIL. Parlate con noi abbiamo proposte, abbiamo Certo. soluzioni, ma parlateci. Bene, Il bene, problema è che siamo l'opposizione noi, No, dico, problema. io mi Vabbè. rivolgo alla politica generale. Stefano, puoi concludere Sì, te? mi pare che sia stato un dibattito abbastanza vivace con un po' di due personaggi che hanno Ah, vabbè. ciascuno delle posizioni ben chiare, ben determinate, condivisibili del resto, almeno dal mio punto di vista. Di sicuro c'è bisogno che ci sia in Italia una politica che sia maggiormente responsabile, sia maggiormente capace di portare avanti quelle che sono le esigenze del paese e soprattutto se vogliamo avere una ripresa seria e duratura, dobbiamo cambiare anche il denominatore e passare da una logica di assistenzialismo per tutti e per qualsiasi necessità, per qualsiasi argomento, a una logica di sviluppo e di investimento sulle cose concrete. Poche linee, ma concrete in modo da far ricadere a terra quelle che sono le risorse. Un saluto allora a Federico Giudice Andrea, presidente di Assoimprenditori Alto Adige, e a Massimo Bitonci, deputato della Lega e componente della Commissione Grazie, Finanze ancora del per Senato. l'invito. Grazie a Grazie mille, arrivederci, tutti, buona grazie giornata, Confindustria. arrivederci. Arrivederci alla prossima puntata di tutti i nostri ascoltatori. Da Gianfranco, Grazie. E da arrivederci. Stefano Ella, arrivederci.